Lorenzo, la prima domanda è d'obbligo, impressioni dopo questo tuo debutto e da quanto lo attendevi? Ma lo attendevo dall'inizio del campionato, diciamo, e sono contento soprattutto per la prestazione della squadra e sicuramente per la vittoria che abbiamo strappato Come hai visto oggi il Parma? Tu che l'hai visto sembra dall'esterno, non hai letto anche le critiche, hai sentito i fischi dopo la partita con il Mantova, può essere stata quella partita effettivamente a darvi una scossa, ma questo è quello che è sembrato di vedere tra Fano e stasera. Ma io penso che le critiche del calcio ci stiano sempre perché servono per crescere. E, oggi ho visto un Parma rabbioso, un Parma cattivo, e, come dobbiamo sempre essere in casa perché queste sono le nostre mura, diciamo, e chiunque viene qua deve avere timore di giocare contro di noi. Ciao. Ciao Lorenzo, ti aspettavi comunque di entrare in campo oggi, magari anche durante la partita ti è arrivato qualche segnale oppure è stata una sorpresa un po' anche per te? Guarda, era tra virgolette una sorpresa, però dopo il 3-1 di Nocciolini mi sono girato scherzando verso la panchina con Melandri e ridendo gli ho detto dai, datemi Parastinchi che ora entro e così è successo dopo una ventina di Ecco, poi sia per te che per altri, penso a Messina, penso anche a Ricci. È un inizio di stagione molto, molto complicato. Ho fatto anche una statistica in settimana, sono veramente pochi minuti che voi giovani riuscite a racimolare. Questo è anche un po' un segnale, no? Piano piano oggi sei entrato, insomma, piano piano riuscite anche a ritagliare un po' il vostro spazio. Quali sono le difficoltà per voi di questo inizio di stagione? Ma noi quando diciamo, abbiamo avuto la conferma sapevamo che comunque sarebbe stato un anno difficile perché venivamo da un campionato come la Serie D e sapendo che il Parma voleva subito tornare in Serie B, sapevamo che comunque avremmo preso dei giocatori esperti. Quindi abbiamo iniziato la stagione in maniera serena, tranquilla, tra virgolette sapendo un pochino questa situazione e ora piano piano in punta di piede ci stiamo. Diciamo che facendo vedere in settimana, perché alla fine quello è importante. Se ci facciamo trovare pronti in settimana, dopo la domenica, il sabato è di conseguenza. Lorenzo, ciao, sono qua. Ciao. Complimenti per il debutto. Grazie. Da un ragazzo giovane come te, protagonista comunque del campionato scorso di Serie D, magari vedi anche il campionato di Lega Pro con occhi diversi. Che differenze stai trovando in queste prime 12 giornate? Che idea ti sei fatto delle differenze tra lo scorso campionato e questo, del salto di categoria, diciamo? Ma secondo me ci sono diverse differenze. Una su tutte, secondo me, è la cattiveria agonistica con cui le squadre scendono in campo e anche l'organizzazione, secondo me. Quindi ho notato più che altro queste due differenze sostanziali. Oggi la cosa bella, soprattutto nel secondo tempo, è stata davvero la voglia di vincere di questa squadra. Non si è vista tantissimo in questo campionato, in qualche frangente sì, è quello che ha fatto poi la differenza. Cioè, dovrebbe essere questa una vittoria, secondo me, che vi fa capire che nel momento in cui si spinge sull'acceleratore si riesce ad ottenere quello che si vuole. Sì, secondo me questo è un punto di partenza, anche perché non nascondiamo che comunque i fischi alla fine della partita col Mantova ci hanno scosso in un certo qual modo e quindi abbiamo dato una bella risposta sul campo. Domande? Io ne ho una. Vai. L'anno scorso hai fatto il terzino quasi tutto l'anno, quest'anno difesa 3 credo che sia più naturale per te come ruolo. Sì, poi essendoci 3 posti a disposizione, noi essendo 5 difensori centrali, diciamo, tra virgolette, possiamo ruotare un pochino tutti, quindi sono comunque contento di essere tornato a fare il mio ruolo, diciamo. Siete a posto? Grazie a tutti. Grazie, grazie a voi. Ciao.